Avevamo un grande progetto, che è il grande progetto che io ho presentato qualche anno fa, e mi ricordo che feci una promessa, dissi che prima di andare via avrei lasciato, diciamo così, la gara, il lancio della gara, non dico di tutto il progetto, ma quantomeno di una parte importante dello stesso. Il permitting ambientale in questo paese è molto lento, molto complicato. Quella non era un'opera del PNRR, per noi è stata solo una coda rispetto a quello che abbiamo fatto il PNRR, però insomma abbiamo finalmente ottenuto per una parte importante di quel progetto l'approvazione al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dell'adeguamento tecnico-funzionale. Adesso stiamo predisponendo il bando di gara che nei prossimi mesi insomma vedrà la luce non appena ci sarà il semaforo verde sui finanziamenti, cosa della quale insomma sono abbastanza convinto e fiducioso. Quindi ecco, questo è un altro pezzo, perché non solo si va a definire un'infrastruttura importante per il porto, ma come dire, si costruisce all'interno del porto un'infrastruttura che è fruibile per la città, si riqualifica il waterfront della città, cioè il porto non è un enclave, il porto è un luogo aperto, è un luogo della città, è dei cittadini di Trapani, e quindi questo progetto tenderà a riqualificare quelle zone che oggi sono un po' dimenticate, perché chiaramente l'iter di approvazione di questa grande infrastruttura è un iter che è stato complesso, complicato e ci ha portato via più del tempo che pensavamo.